Allora, io e Vittorio ci siamo sposati nel 1963. Nel 64 è arrivato Enrico. Nel 66 Francesco. Nel 69 Barbara. 72 Roberto. E ho finito con Rossella 76. Però il ricordo più bello sono appunto le cene tutti insieme tra di noi, che finalmente dopo una settimana di lungo lavoro. Mi piaceva giocare a pallone, mi piaceva avere tanti amici, mi piaceva divertirmi, non mi piaceva molto andare a scuola. Però probabilmente mio padre aveva capito che avevo un qualcosa nel mio DNA che era importante per il mio lavoro di sala. Però oggi posso ringraziare solo lui. Pesce e carne, ma più che la carne, il pesce stesso, anche pesci più resistenti, sì, veramente diventano al palato delicatissimi, una cosa molto molto importante. Fa maturare, accelera lo stadio di maturazione del prodotto. Per esempio nel menù che ho proposto c'è questa salsa Mou, una caramella, una tipica salsa di caramello e panna, dove invece che abbinare un sale cristallino, un sale Maldon, ci ho aggiunto questo shiokoji, con risultato interessante, perché c'è questo contrasto di questo dolce, amaro, sapido, che secondo me può essere abbinato quindi anche ai dolci, non solo al salato. Noi a volte lo usiamo, d'accordo, per salare, ma anche per dare dei tocchi. Qui invece è rotondo, è quello che voi forse chiamate umami, credo che sia questa sensazione di equilibrio, di perfezione, di un sapore. Questo mi ha colpito molto e sono molto curioso anche di provarlo. Soprattutto per... Innanzitutto per la qualità dei prodotti, che è veramente eccelsa, e per il rispetto del prodotto che c'è, la grande professionalità che si utilizza nel nostro settore come se fosse una disciplina. E questo mi ha fatto capire quanto che valore il popolo giapponese dà a quello che mangia, il rispetto con cui lo fa, e questo penso che sia una cosa unica e bellissima.